Ciao a tutti i corsari del web, io sono il Coissaro e non sto guardando lo schermo per andare avanti. E quest'oggi siamo ritornati qui su Tales of Berseria per fare combattimenti a caso con persone a caso. Ok, allora abbiamo queste quattro porte, cioè in realtà due porte a quanto pare, perché lassù non si può accedere. E niente, vediamo un po' cosa... Ah, signori, ma noi eravamo teletrasportati là dentro. E allora, vediamo di unirli così posso fare un bel combattimento. La spedizione rientrata, ora rientrata, va bene. Ho tra l'altro caparbietà è fortissima perché cambia una perdita in vittoria, cioè è tipo fantastico. E certo. Allora, vediamo un po' questa porta, cosa, dove ci condurrà, ma... Scherzavo, sono stupido. Anima da battaglia di Lafiset, forza statica, ti è venuto R con 3 o più anime durante il dolore disgiunto. Wow, ma ci si potenzia ogni momento di più qua. Cosa mi significa tutto ciò? Ah, abbiamo attivato l'acqua addirittura. Wow, abbiamo creato un ponte d'acqua. È magico, però possiamo passare. Esatto, Lafiset Water Bridge, però possiamo passare. No, non possiamo passare nonostante il ponte d'acqua. Ma immagino che se io lo spengo qua se ne va il ponte. Scherzo, il ponte non se ne va a quanto pare. Perfetto, per fortuna non me ne sono andato. Allora, segnare è il momento di bastonare pesante questi esseri. Ok, e siamo sopra. Questo è tipo un ascensore, credo. Immagino di sì. Comunque... Ah, qua manca un cristallo e dovremmo trovare in giro, immagino. Ma comunque sia uno shortcut per salire. Adesso però, adesso... No, guarda, signor esorcista, abbiamo molto da fare. Qua però l'ascensore è già sceso. Non vorrei che siano collegati, mamma mia, ok. Ehi. Ehi. Qua dietro... Credo che non ci si arrivi teletrasportandoci. Vabbè. Ah, qua disattiviamo il tutto. Dovremmo poter passare. Però a questo punto c'è da domandarsi un po' il cosa fare. Allora. Ok. Qua facciamo evaporare il tutto. E spegniamo la cascata là dietro addirittura. Ok. Un forziere d'oro. Wow. Signori e signori, cosa si trova qua dentro? Una bambola sfumata. Maghilu è buona? Miseria ladra se è buona, ma è bellissima anche. Ma cosa dice qua tutte cose? Presento l'iscrizione. La serratura della porta sacra è controllata dai gioielli blu e bianchi dai sette calici. Quando i gioielli dei calici risplendono, lo stesso avviene a quelli della porta. Se i sette gioielli si illuminano all'unisono, si aprirà il passaggio verso la sala interna. Quindi dobbiamo accendere tutti i calici. Questa è la nostra missione. Ma intanto noi qua saliamo che c'è... La cassa. 2400 gold. Non fanno mai schifo. Anche perché siamo più ricchi di Final Fantasy XII. Ma qua è spento. Quindi devo accenderlo. Ah no, qua manca... Ah, attenzione. L'ho visto. Gemma a forma di fiore. Ehi, un forse è il cazzo, cioè. Non posso aprirlo. Teoricamente può andare qua. Ok, quindi io ora lo accendo. E cosa succede? Si chiude l'acqua fantomatica là. Ed è acceso. Quindi per accenderli io devo spegnere le fonti d'acqua. Adesso questo qui è spento o acceso? Allora,
Quando c'è l'acqua per i cristalli a goccia si accendono, quando invece c'è vuoto nei cristalli rombici è acceso, quindi ok, va bene. E secondo me sapete che sono proprio folli. Sono folli perché qua non ci sono sette. Sette sono se uniamo anche quelli della stanza precedente, per quello ci hanno dato un teletrasporto là. Perché se ora noi andiamo qua ce ne mancano due, e due sono esattamente il numero che erano nella cosa precedente. Quindi ok, torniamo indietro da qua del teletrasporto, perché immagino sia tipo l'unico modo di ritorno. Ok, quindi se noi siamo qui adesso dobbiamo trovare gli altri due, stare attenti a poter tornare indietro poi. Uno è questo qua al centro, credo. Quindi questo lo accendiamo. Eccolo! Che scemo, non lo trovavo. Aha, fatto! Perfetto. Sapete cosa? Dato che sarò a Lucca, io, in questo video, andiamo avanti. Perché, sinceramente, voglio andarmene col pensiero lindo, no? E non di... cavolo, ci sarà un altro... Davvero... Sarebbe stato un giochetto di parole inglesi, quelli simpatici. Però in italiano noi non li sappiamo fare. E quindi vengono male, più che altro. Va bene. Signori, pronti o no? Io voglio andare a vedere e scontrarmi contro questo Therion. Ehi, ma è un trentone enorme. Ci sarà anche Oscar qua sotto, però. È la figlia! Che storia triste. Well, there you are. Eccoti. Barriera! Eh sì. Looks like we were right. Another Therion. È un altro Therion. Just as Velvet conjectured. Each of the seven heads seems to assume a different form. La fisette. It was here. Well, look at that. I guess your hunch panned out too, kiddo. Kiddo. This is just how I felt in Lord Forest. That must have been an Earth Pulse point back. Sicuro. Well, what are we going to do with this one? Can we get it to shrink like that bug of yours? Forse. I don't care whether it lives or dies. As long as we defeat it and take out one of Inominat's heads, that's all that matters. Ah beh, perché giustamente così viene indebolito. Però anche Velvet è una testa di Inominat, attenzione. Albero Therion. Ah, è vero, perché giustamente il Therion divora come Velvet. Ragazzi, sbaglio, è incredibilmente resistente, almeno da... Aveva frizzato tutto il mondo. Sto dicendo che è incredibilmente resistente dai miei colpi. Ma che io sia troppo debole, no, dai, cioè... Porca miseria, oh. Porca miseria, oh. Che potenza disumana. Ragazzi, io sto cercando di imparare come funzionano ancora gli oggetti. Siamo tipo in un episodio super avanzato, Cristo. Velvet, ritorna in campo che sei guarita ora. Inefica. Cioè, ragazzi, imparare povere, Velvet, qua è inutile. Devo per forza fare un cambio. Ecco, Lapis, magari non morirmi, che sarebbe disastroso. Vai, usa gli incantesimi che ho imparato ad usarti. Dolore disgiunto. Forza statica. Forza statica è la nuova colpo d'anima che abbiamo imparato. Praticamente aumenta la durata dell'abilità del dolore disgiunto e fa altre cose. Dolore disgiunto. Forza statica! Vai Lapis che sei fortissimo! Cioè sicuramente Velvet qua è inutile, non riesce a fare danni che fanno male. Aia! Dolore disgiunto! Credo che di dolore disgiunto faccia subire danni a tutti gli alleati, può essere. In cambio di... Ok, beh sì, ok. Lapis è molto figo, effettivamente. Cazzo, anche dolore disgiunto è molto forte. Che cavolo, cavolicchio.
Veramente figo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ottimo. Povera. I don't think this Therian's getting any smaller. Assorbiremo un altro Therion. Ah, il lupo! È perché è la figlia. The demon again. Adesso lei morirà. Cioè, Ilianor morirà dal dolore. Perché cavolo, anche il Therion è la figlia. Povera Ilianor. Alla figlia non interessava tanto. Is that Therian eating the demon? Eh sì. Proprio come fa Velvet. Sta parlando. The Therian, it ate her. Malevolence must refer to demons then. Ed è diventata più forte. I know what that's like. Kamoana? Kamoana in Aterion. Mommy, why did you leave me all alone? Did I do something wrong? Was I too weak? I'm sorry, mommy. I'm sorry. No. No, non è da essere felice, che povera che povera Ilianor. Oddio! So please, mommy, please come back. The Abbey made her strong. Ilianor, che ne dici di unirti a noi? Jokers really get off on this sacrifice stuff, don't they? I can't believe it. That woman, she was trying to save her own daughter. Rido per non piangere, mommy! Tipo. Unable to save her daughter, all she could do was offer herself to feed her hungry child. No, this is my fault. Che stronza l'abbazia. So, should we bring her with us? Someone like her will only slow us down. Gesù Velvet. Therian isn't going anywhere. Oscar. What is the Abbey doing? Please tell me, I have to know. Eleanor, the less you know, the better. I must know. I killed her mother, and then the poor girl, she... Ah, so she must have devoured the demon. But don't let that trouble you. The demon was a necessary sacrifice to bring an end to this world's pain and suffering. Miseria ladra. Be that as it may, those who possess strong wings must...
Che potenza, Velvet! Un solo colpo gli è bastato, eh. Kamawana. It's now or never. Out of the way, Lafayette. Wait! Have you no compassion? This isn't up for discussion. I thought you just wanted to weaken an Omenot! You can sever the link! You don't have to kill her! Distrugge la barriera, giustamente. Oh, someone's had a change of heart. Apparently a woman's tears truly do. Le lacrime di una donna hanno un potere terrificante. I'm just curious about something Grimoire said. I can always kill this one later. If we're taking her with us, we'd better grab her and go. No sense lingering in the enemy's territory. Hey, Kamawana. My name's Lafayette. Do you want to come with me and my friends and get out of here? Where's my mommy? I'll be alone. Cosa si, come si fa a dirglielo? You're not alone, sweetie. I promise. Even if she's far away, your mother will always be looking over you. How do you know? Because that's what my mother does for me, too. Let's go, Kamawana. Okay. Lei ha subito una trasformazione molto più peculiare di quella di Velvet, devo dire. Cosa vuoi fare ora, Eleanor? Vuoi seguire ancora la Bazzi o ti unisci direttamente a noi adesso, senza fare indugi? Arti appresa, attacco Zwei, picchiata del drago, raffica volante, tempesta cum... Ehi! Allora, Oscar! Ah, sarebbe così semplice. Velvet! Ah no, no, Eleanor sta morendo, sta vivendo un momento difficile, lo so. Non farò nulla che possa peggiorare la situazione. Sarebbe stato semplice abbattere Oscar lì adesso, però, insomma, è bastato un calcio per metterlo fuori gioco, quindi... Possiamo anche lasciarlo, cioè se basta un calcio adesso, per quanto potenti siamo diventati, ci sta. Signori, abbiamo visto la roba più tragica del mondo, madre e figlia trasformati in demoni, tra l'altro la figlia in Terium, la madre si fa mangiare per salvare, cioè una cosa terribilmente triste. Signori, spero che il video vi sia piaciuto. I prossimi video che vedrete, io sarò già ritornato da Lucca, cioè... Questo lunedì dovrei tornare, cioè lunedì che... Lunedì vedrete già video di io che sono tornato. Non sono bravo con le robe temporali, ragazzi. Cioè io sto registrando questo video una settimana prima di andare a Lucca, per essere bello pronto. E quindi è troppo difficile, non so come si fa, non lo so. Insomma, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi lascio in descrizione il link per la mia pagina Instagram. Condividete il video per supportare il canale. E come al solito ci vediamo prossima settimana con un nuovo video di Terry Super Series. Arrivederci, wee-hoo!